L'impulso fondamentale alla scienza. Il mio sen, due diverse anime serra, e quella vuolsi separar da questa. La prima a coi tenaci organi afferra, il mondo, e stretta con ardor vi resta. L'altra fugge le tenebre e la vidi levarsi altera alle paterne sedi. Con questi versi Goethe esprime una caratteristica profondamente radicata nella natura umana. L'uomo non è un essere organizzato unitariamente. Egli richiede sempre più di quanto il mondo gli dà spontaneamente. La natura ci ha dato dei bisogni. Fra questi ve ne sono alcuni per la cui soddisfazione essa si rimette alla nostra attività. Abbondanti sono i doni che ci furono largiti, ma ancora più abbondanti sono i nostri desideri. Sembriamo nati all'insoddisfazione. Il nostro impulso alla conoscenza è solo un caso particolare di tale insoddisfazione. Per esempio, guardiamo un albero due volte. La prima volta vediamo i suoi rami fermi e la seconda in movimento. Non siamo soddisfatti dell'osservazione. Perché l'albero ci si presenta una volta fermo e l'altra in movimento? Così ci chiediamo. Ogni sguardo alla natura produce in noi una somma di domande. Con ogni fenomeno che ci si presenta ci viene insieme posto un compito. Ogni esperienza diventa per noi un enigma. Vediamo uscire da un uovo un essere simile alla madre e ci chiediamo la ragione della somiglianza. In un essere vivente osserviamo crescita e sviluppo fino a un certo compimento e ricerchiamo le condizioni di questa esperienza. Non siamo mai soddisfatti di quello che la natura dispiega davanti ai nostri sensi. Cerchiamo dappertutto quella che chiamiamo la spiegazione dei fatti. Il di più che noi cerchiamo nelle cose rispetto a ciò che in esse ci è dato immediatamente divide in due parti tutto il nostro essere. Diventiamo coscienti di opporci al mondo. Ci opponiamo al mondo come esseri indipendenti. L'universo ci appare in due parti contrapposte, io e il mondo. Erigiamo questo muro divisorio fra noi e il mondo appena la coscienza riluce in noi, ma non perdiamo mai il sentimento che appartiene al mondo, che esiste un legame che ci unisce ad esso, che non siamo un essere al di fuori, ma dentro l'universo. Questo sentimento produce l'aspirazione a superare la contrapposizione. Nel superamento di tale contrapposizione si ha in sostanza tutto l'anelito spirituale dell'umanità. La storia della vita spirituale è una continua ricerca dell'unità fra noi e il mondo. Religione, arte e scienza perseguono in ugual misura questo scopo. Il credente cerca nella rivelazione che Dio gli ha comunicato la soluzione degli enigmi universali che gli ha proposto il suo io, insoddisfatto del solo mondo dell'apparenza. L'artista cerca di imprimere nella materia le idee del suo io per riconciliare col mondo esterno quel che vive nel suo intimo. Anche egli si sente insoddisfatto del solo mondo dell'apparenza e cerca di insufflare in esso il di più rispetto al mondo che il suo io nasconde. Il pensatore cerca le leggi dei fenomeni e pensando cerca di compenetrare quello che sperimenta nell'osservazione. Ritroveremo il nesso dal quale noi stessi ci siamo sciolti solo se del contenuto del mondo avremo fatto il contenuto del nostro pensiero. Vedremo in seguito che questo fine può venir raggiunto solo se il compito dello scienziato viene inteso molto più profondamente di quanto spesso non avvenga.
Tutta la condizione che qui ho esposta ci appare storicamente nella contrapposizione fra la concezione unitaria del mondo, o monismo, e la teoria dei due mondi, o dualismo. Il dualismo rivolge lo sguardo solo alla separazione compiuta dalla coscienza dell'uomo fra io e mondo. Tutto il suo sforzo è un'inutile lotta per conciliare queste antitesi che chiama ora spirito e materia, ora soggetto e oggetto, ora pensiero e fenomeno. Ha il sentimento che debba esservi un ponte fra i due mondi, ma non è in grado di trovarlo. In quanto l'uomo si sperimenta come io, egli non può pensare l'io che dalla parte dello spirito. E in quanto contrappone il mondo all'io, egli deve assegnare al primo il mondo delle percezioni date dai sensi, vale a dire il mondo materiale. L'uomo stesso si inserisce così nella contrapposizione spirito e materia. Deve farlo tanto più in quanto il suo corpo appartiene al mondo materiale. L'io è così parte dello spirituale. Le cose e i processi materiali che vengono percepiti dai sensi appartengono al mondo. L'uomo deve ritrovare nell'enigma fondamentale del proprio essere tutti gli enigmi che si riferiscono a spirito e materia. Il monismo guarda invece solo all'unità e cerca di negare o cancellare le antitesi comunque esistenti. Nessuna delle due concezioni può soddisfare, perché esse non corrispondono ai fatti. Il dualismo vede spirito, io, e materia, mondo, come due entità sostanzialmente diverse, e quindi non può capire come possano agire l'una sull'altra. Come deve lo spirito sapere che cosa avviene nella materia, se gli è del tutto estranea la sua natura caratteristica? O come può in tali condizioni agire su di essa, in modo che le proprie intenzioni si trasformino in azioni? Vennero esposte le più acute e assurde ipotesi per risolvere questi problemi. Ma anche con il monismo, fino ad oggi, non si sta molto meglio. Finora ha cercato di cavarsela in tre modi. O nega lo spirito e diventa materialismo, o nega la materia per cercare la sua salvezza nello spiritualismo, oppure sostiene che già nel più semplice essere del mondo materia e spirito sono indivisibilmente legati e che quindi non ci si deve meravigliare se nell'uomo si presentano questi due aspetti dell'esistenza che in nessun posto sono separati. Il materialismo non può mai fornire una soddisfacente spiegazione del mondo, perché ogni tentativo di spiegazione deve cominciare formando pensieri sui fenomeni del mondo. Il materialismo inizia quindi col pensiero della materia o dei processi materiali, e con ciò ha già dinanzi a sé due diversi gruppi di fatti: il mondo materiale e i pensieri su di esso. Il materialista cerca di comprendere i secondi considerandoli processi puramente materiali. Crede che nel cervello il pensare si produca pressappoco come la digestione negli organi animali. Come attribuisce alla materia qualità meccaniche o organiche, in determinate condizioni le riconosce anche la facoltà di pensare. Dimentica che così ha solo spostato il problema. Invece che a se stesso, attribuisce alla materia la facoltà di pensare. E con questo è di nuovo al suo punto di partenza. Come arriva la materia a riflettere sul proprio essere? Perché semplicemente non si accontenta di se stessa e non accetta la sua esistenza? Il materialista ha distolto lo sguardo dal soggetto determinato, dal nostro io, ed è giunto a una costruzione indefinita e nebulosa. E qui gli si presenta lo stesso problema.
la concezione materialistica non può risolvere il problema, ma solo spostarlo. Come si presenta la concezione spiritualistica? Lo spiritualista puro nega la materia nella sua esistenza indipendente e la considera solo come prodotto dello spirito. Se però applica la sua concezione del mondo alla spiegazione della propria entità umana, si trova ai ferri corti. All'io, che può essere messo dalla parte dello spirito, di punto in bianco sta di fronte il mondo sensibile. A questo non sembra aprirsi un accesso spirituale. Il mondo deve venir percepito e sperimentato dall'io attraverso processi materiali. L'io non trova in sé tali processi materiali se vuole venir riguardato come entità spirituale. In ciò che esso elabora spiritualmente non è mai inserito il mondo dei sensi. L'io deve ammettere che il mondo gli rimane chiuso se non si mette in relazione con esso in modo non spirituale. Passando poi alla sfera dell'agire, dobbiamo del pari trasformare i nostri propositi in realtà con l'aiuto di sostanze e di forze materiali. Siamo cioè indirizzati al mondo esterno. Il più estremo spiritualista, o se si vuole il pensatore che per il suo idealismo assoluto si presenta come il più estremo spiritualista, è Johann Gottlieb Fichte. Egli cercò di derivare dall'io l'intera costruzione del mondo. Quel che però gli è riuscito veramente è un grandioso insieme di pensieri sul mondo, senza alcun contenuto di esperienza. Come al materialista non è possibile annullare lo spirito, così allo spiritualista non è possibile annullare il mondo esterno materiale. Poiché l'uomo, quando dirige la conoscenza sull'io, percepisce innanzitutto l'azione dell'io nello sviluppo concettuale del mondo delle idee, la concezione del mondo indirizzata spiritualisticamente, nel considerare l'entità umana, può sentirsi tentata di riconoscere dello spirito solo quel mondo delle idee. In questo modo lo spiritualismo diventa idealismo unilaterale. Non riesce a cercare un mondo spirituale attraverso il mondo delle idee. Vede il mondo spirituale nel mondo stesso delle idee. Di conseguenza, con la sua concezione del mondo, viene spinto a dover rimanere come legato entro l'attività dell'io stesso. Una singolare sottospecie dell'idealismo è la concezione di Friedrich Albert Lange, da lui sostenuta nella sua molto letta Storia del materialismo. Egli ritiene che il materialismo abbia molta ragione quando dichiara che tutti i fenomeni del mondo, compreso il nostro pensiero, sono il prodotto di processi solo materiali, solo che a loro volta la materia stessa e i suoi processi sono di nuovo un prodotto del nostro pensare. I sensi ci danno gli effetti delle cose e non immagini fedeli o addirittura le cose stesse. Di questi semplici effetti fanno però anche parte i sensi stessi, compreso il cervello e i movimenti molecolari in esso pensati. Vale a dire, il nostro pensare viene prodotto dai processi materiali e questi dal pensare dell'io. La filosofia di Lange non è quindi altro che la storia del prode Münchhausen che si sostiene libero nell'aria attaccato al proprio codino. La terza forma del monismo è quella che vede già riunite nell'essere più semplice, l'atomo, le due entità, materia e spirito. Ma anche così non si raggiunge altro se non trasportare in un'altra sede il problema che in realtà sorge nella nostra coscienza. Come arriva l'essere più semplice a manifestarsi in modo duplice, se è un'unità indivisa?
Di fronte a tutte queste opinioni si deve mettere in evidenza che l'antitesi fondamentale e originaria ci viene innanzitutto incontro nella nostra coscienza. Siamo noi stessi che ci stacchiamo dal grembo materno della natura e che ci contrapponiamo come io al mondo. Goethe esprime classicamente questo pensiero nel suo scritto La natura, anche se il suo modo di esprimersi può sembrare non del tutto scientifico. Noi viviamo in mezzo alla natura e le siamo estranei. Essa parla ininterrottamente con noi e non ci confida il suo segreto. Ma Goethe conosce anche il lato opposto. Gli uomini sono tutti in lei ed essa è in tutti. Come è vero che ci siamo estraniati dalla natura, così è vero che noi sentiamo di essere in lei e di appartenerle. Può essere solo il suo agire che vive anche in noi. Dobbiamo ritrovare il cammino per ritornare alla natura. Una semplice riflessione può indicarcelo. Ci siamo sì strappati dalla natura, ma dobbiamo pur aver portato qualcosa nel nostro essere. Dobbiamo ricercare in noi quell'essere della natura e allora ritroveremo anche il nesso. Il dualismo non ci riesce. Esso ritiene l'interiorità dell'uomo un essere spirituale del tutto estraneo alla natura e cerca di legarglielo insieme. Nessuna meraviglia che non possa trovare il mezzo. Possiamo trovare la natura fuori di noi solo se prima la conosciamo in noi. Quanto le è simile nella nostra interiorità ci sarà di guida. Così la nostra strada è già tracciata. Non vogliamo fare speculazioni sulla reciproca azione fra natura e spirito. Vogliamo invece scendere nelle profondità del nostro essere per trovarvi gli elementi che abbiamo portato con noi nella nostra fuga dalla natura. Lo studio del nostro essere ci deve portare alla soluzione dell'enigma. Dobbiamo giungere a un punto in cui potremo dirci: qui non siamo più solo io. Qui vi è qualcosa che è di più di io. Sono rassegnato al fatto che qualcuno che mi ha letto fin qui non trovi la mia esposizione adeguata allo stato attuale della scienza. Posso solo rispondergli che fino ad ora non ho voluto avere a che fare con nessuno dei risultati scientifici, ma con la semplice descrizione di ciò che ognuno può sperimentare nella propria coscienza. Che siano scivolate nel discorso anche singole frasi relative ai tentativi di conciliare la coscienza con il mondo, aveva solo lo scopo di precisare i fatti. Non ho quindi dato alcun valore all'impiego di particolari espressioni come io, spirito, mondo, natura e così via, nel preciso significato corrente in psicologia e in filosofia. La coscienza quotidiana non conosce le acute differenze della scienza e fino ad ora si trattava solo di appurare fatti di tutti i giorni. Non mi interessa come la scienza ha interpretato la coscienza fino a oggi, ma come quest'ultima si manifesta di minuto in minuto. Rudolf Steiner. Prossimo capitolo. Il pensare al servizio della comprensione del mondo. Editrice Antroposofica.